Noi a Roma in realtà abbiamo bisogno di un'amministrazione che si occupi delle cose normali, che lasci perdere magari i grandi eventi, le grandi cose, ma che cerchi di affrontare i problemi che vivono i romani. Finendo il capitolo affittopoli, gli immobili di cui si parla in questo momento, ed ecco per cui, il motivo per cui siamo così arrabbiati. Un anno fa le opposizioni in consiglio comunale fecero una denuncia ufficiale al sindaco Marino e alle autorità preposte. Le opposizioni dai 5 Stelle, noi con Salvini, Fratelli d'Italia, la lista Marchini, una denuncia ufficiale elencando quali erano questi immobili. In un anno non si è fatto nulla, è dovuto arrivare il commissario Tronca. Allora, rispetto a questo, in questa lista ci sono immobili, appartamenti di cui avete parlato, sedi di partito, perché a me oggi fa Come no? sorridere che alcuni esponenti, magari candidati alle primarie del centrosinistra, oggi facciano i grandi moralizzatori quando sono stati dentro la macchina amministrativa del Campidoglio, penso tanto a Giachetti quanto a Mora Sud, e non si sono resi conto che c'è una sede del PD a Roma, in via dei Giubbonari, che deve 170.000 euro al Comune di Roma, cioè ai cittadini che potrebbero utilizzare quei soldi, come Una diceva il sede signore, per storica, un monumento tappare le nazionale, buche, Saltamartini. piuttosto che sindacati, perché in questo elenco stanno uscendo fuori anche sigle sindacali, o associazioni riconducibili a partiti politici che non solo sono lì morosi, e magari anche in maniera abusiva dentro quegli immobili, ma in più guadagnano perché queste associazioni poi sono diventate con tante Allora, cose voglio, poi delle scusami, attività sentire un commerciali. istante anche Allora, Maria rispetto Teresa a Meli, ho questo poco tempo. dico e chiudo, fuori i nomi di chi occupa abusivamente o è moroso questi immobili, chi non ha diritto deve andare fuori. Fuori, Quindi ben molto venga semplice. questa cosa.